La prima attività continua a essere quella di cercare di salvare delle persone, se ancora ci sono, se ancora sono vive, e non possiamo escluderlo. La seconda, già completata, di installazione delle tendopoli e la sistemazione delle persone negli alberghi della costa. Stiamo ora cercando di sistemare al meglio queste tendopoli, dando assistenza sanitaria con qualche comfort in più, ad esempio le docce. Terzo, abbiamo avviato la procedura per la valutazione dell'agibilità di ogni casa, appartamento, chiesa, di ogni locale pubblico. Sono impiegati in queste attività 1500 tecnici che hanno cominciato a controllare le frazioni limitrofe. Stiamo coinvolgendo i sindaci per avere una migliore organizzazione. Riteniamo di aver raggiunto un livello straordinario per quanto riguarda la gestione dell'emergenza in queste prime ore dal terremoto. Lo ha detto il presidente della regione Gianni Chiodi in una lunga intervista a Televideo Rai. Da lunedì, subito dopo Pasqua, ha proseguito, cominceremo a pensare alle tecniche per la ricostruzione, che ovviamente saranno tutte da inventare, perché un caso di questo genere non è mai accaduto, un capoluogo con 60.000 abitanti, colpito così, proprio nel cuore. Quindi è tutto molto più delicato da gestire e il numero degli edifici da ricostruire è molto più imponente rispetto ad altri terremoti avvenuti in Italia. Secondo Bertolaso, anche le caratteristiche architettoniche e monumentali rendono unico l'evento. Nelle tendopoli non mancano acqua e luce. Ci sono state e ci sono situazioni di difficoltà, ha continuato, però vengono gestite al momento. Per l'acqua non c'è problema, stiamo controllando se ci sono danni alle condutture, stiamo anche controllando ogni due ore la qualità dell'acqua, è una precauzione in più. Non sembra al momento esserci rischi di incendi, se non ci saranno altre scosse come quelle che ci sono state, non ci dovrebbero essere rischi di questo genere. La popolazione è un po' restia a lasciare i luoghi dove è nata e vissuta, ha confermato Chiodi. Fino a martedì sera erano 907. I flussi non sono molto consistenti, ma una volta che c'è una risposta efficiente per quanto riguarda le tendopoli, potrebbe essere un'alternativa che io preferirei, ad esempio, se fossi un cittadino aquilano. Certo non saranno come un albergo, ma si starà vicino ai propri cari e alla propria comunità. A preoccupare non è solo il numero dei crolli, anche se è stato molto consistente, ma molto più significativo è il numero delle case lesionate, che non sono crollate ma che sono assolutamente inagibili. E queste sono la maggior parte, ovviamente. È comunque molto più alta la percentuale delle case lesionate in forma grave, ma fortunatamente non crollate, altrimenti i morti sarebbero stati molti di più. Abbiamo avuto più di 150 persone estratte dalle macerie. Se fosse crollato tutto il centro storico dell'Aquila, staremmo parlando di 15.000 persone. Secondo il presidente della regione, sarà un'emergenza molto lunga. Ogni ipotesi adesso sarebbe azzardata. I tecnici stanno facendo questo tipo di valutazioni, sempre che questo terremoto ci lasci in pace per i prossimi giorni, perché altrimenti le cose potrebbero aggravarsi. Dalla ricognizione sulla stabilità degli edifici, che potrà durare anche 15-20 giorni, avremo dati più affidabili. Comunque, ad occhio, quello che si può vedere è che avremo costi altissimi. Il presidente Berlusconi ha detto che questa sarà una priorità per il governo e per la nazione, a costo di ritardare altre scelte infrastrutturali.